Benvenuti in questo nuovo video di Roblox, torniamo a giocare e quest'oggi facciamo i dolci teoricamente. Allora, mappa particolare, praticamente dobbiamo prendere tipo una pasticceria in questo modo, quindi questa qui sarà la mia pasticceria e dobbiamo iniziare a lavorare, però ad esempio possiamo anche modificarla. La cosa carina è che siamo uno a fianco all'altro, che secondo me ciao, Steph! È una cosa molto simpatica ed è però anche un simulator, quindi più guadagniamo più possiamo comprare varie cose per guadagnare di più. Allora Fere, io provo ad acchiappare gli ingredienti. Ok, vedi? Ho preso la Nutella. Ok. Poi ho preso una scatola arancione che non so cosa sia. E poi ho preso il latte. Non so se carrello sono giusti. È un po' eccessivo, ciao. Sì, ma sono giusti questi ingredienti? Penso di sì. Ma lo scopriamo solo vivendo. Allora, io inserisco tutti i miei ingredienti anch'io, nel forno. Anch'io, carrello compreso, tutto nel forno. E faccio i biscotti. I biscotti, sì, sto facendo i biscotti pure io. Ok, per 30 secondi. Io ho molti dubbi che ho preso le cose giuste per fare dei biscotti. Allora, io ho preso uno di tutto. Poi mi ha detto vai a cucinare, quindi suppongo di aver preso gli ingredienti giusti. Però scusami. Sanno tutti che sono un esperto perché lavoro già qui. Di conseguenza vero, dovrebbe Steph, essere giusta non la non è ricetta. Vero, non sai fare nulla. Non sai neanche riscaldare le cose già pronte. Figurati per fare non dei lo biscotti. Leggi il livello sopra la mia testa? Livello 100. Zero. Zero. Allora, tre sono secondi, pronti? Dai. Ok, 2, 1. Eccolo qua. Perfetto. Adesso, Steph, dimmi. No, il mio è uscito. Vedi che io lavoro qua e tu no? Però aspetta, sfigata. Non mi ha detto, non mi ha detto che è bruciato. Ma dai, ma fa schifo. No, quindi penso che sia il colore giusto del biscotto. Sì, sicuramente. Sì, perché è il cioccolato, Steph. No, no, è tutto a posto. Ma è dai, tutto ma a posto. Cioè, il mio sembra molto più buono. È tutto a posto, non ti preoccupare. Okay. Allora, tra 70 secondi arrivano i clienti. Devi esporre tutto quello che crei. Capito? Ok, quindi devo continuare a prendere ingredienti random e vedere cosa mi esce. Assolutamente sì. Ok, stanno arrivando? Oh, ma è arrivato uno con la Ferrari, ma stai calmo, guardali, guardali come sono vestiti bene, sono di gente. Buongiorno, buongiorno. Guardi, salve. C'è anche la stellina. Sono corsi tutti da me. Ti hanno totalmente ignorato. No, 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 io ho visto i miei. Ah, ok, ognuno vede i suoi. Sì. Steph, guarda cosa ho fatto. Lo vuoi il biscotto a forma di cuore? Per te questo. Questo lo vendo un sacco di soldi. Non lo voglio. Ma è bellissimo. Vai, vai. Metti allora, altro. Un altro biscotto. E anche quello, Steph, non ho idea di come io sia riuscita a farlo. Mi dispiace. Questo per fare le cose esotiche. Vai, facciamo il biscotto. Ho una domanda molto importante, sì. Guarda alla destra, Steph. Perché possiamo buttare una bomba nucleare? Non l'ho capito. Se siamo qui a fare i dolci. Non l'ho capito. Ok. Ok, okay. È tutto molto strano. Allora, Nutella, prendiamo questo. Ma io sono confuso di un'altra cosa. Ok. Ok, dimmi. Non siamo nemmeno a livello 2 e abbiamo creato per 2 ore e mezzo dei biscotti. Come arriviamo al 5 per creare qualcosa di diverso? Non ne ho idea, Steph. Ho fatto un altro biscotto a forma di cuore. Che bello. Io continuo a cucinare, quindi spero. Livello 2. Anch'io, però ho fatto livello 2. Comunque i biscotti sono in totale 3, 5, sono 9 tipi di biscotti diversi che si possono creare. Ok, quindi è casuale. Allora, vediamo un attimino. Ok, va bene, da qua abbiamo già capito tutto quanto. Adesso andiamo a togliere il nuovo biscotto che sicuramente sarà pronto. Faccio e anch'io. Poi iniziamo a curiosare un po' di cose perché mi è venuto qualche dubbio. Wow! Che succede? Mi dice di andare allo shop. Anche a me. Cosa hai fatto? Niente, sei riuscito a creare un cuore troppo carino, diverso dal tuo. Ah, è diverso, vengo a vederlo, aspetta. Shop. È bellissimo. Cosa posso comprare qui? Allora, andiamo a vedere cosa bello. Possiamo comprare. Sì. Ok, livello 2, più o meno a metà. Fammi vedere, è un forno migliore? Penso proprio di sì. Ok, quindi ma quello... l'ho comprato. Tu hai preso quello a 38? Eh sì. E io mi sa che aspetto quello a 61. Dici? Mi sa di sì. No, io l'ho iniziato a comprare perché sai cos'è? Magari mi fa subito fare più soldi e quindi conviene. L'ho preso, l'ho preso. Ok, io invece anche non perché l'ho preso. Se il gioco ti consiglia di andare lì vuol dire che è il momento giusto per comprare un io nuovo forno. Io non mi sono fidato. Quindi ho 2 forni adesso. Ah, ma adesso tu ce li hai uguali, che porazza. Io invece appena arrivano i nuovi clienti... Mamma mia, aspetta, che cos'è questa cosa? Ma che cosa uguali? Non ti ho capito. Ferri, aspetta, 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 è arrivato un camioncino. Sono molto confusa oggi, andiamo a vedere. Steph! Sta dando gli ingredienti speciali? Penso proprio di sì, prendi tutto. No, li hai sgobati. Sì, no, prendili, è pieno, prendili. Non li ho sgobati tutti, io sono speciali, Steph. Qua facciamo i biscotti più buoni del mondo. Ok. Muoviti, muoviti. Allora, stanno arrivando anche i clienti. Ok. Allora, wow, questa volta i Lamborghini arrivano. Ma vabbè, ma ogni volta sono vabbè. Quanti sono? Ok, sto facendo il biscotto speciale, Steph. Ci sono altri ingredienti fuori? Ferre, sono venuti a comprarmi tutto quanto. Mi hanno comprato tutto. Solo un biscotto però non mi hanno preso. Perché non l'hai preso questo? Perché era brutto. No, era il più carino, era quello a forma di cuore rosa. Ok, no. Vai. Ah, ok.
Ok, ho messo a fare con gli ingredienti speciali. Anch'io, vediamo cosa non succede. So cosa esce però, quindi... Adesso con i miei 125 che ho risparmiato in modo super mega diligente vado a comprare. Allora, il Steph, forno migliore. Voglio vedere cosa esce. Che un c'è? Biscotto normale. Un biscotto normale? Sì. Ti hanno truffato? Sei stata truffata? Sì, sì, sì. Cioè, a te cos'è uscito? Ti è uscito il biscotto non speciale? Non è ancora uscito. Ok, però, boh, vabbè. Allora, fammi vedere. Un biscotto normale. Sì. Io vado a comprarmi l'altro forno ancora. Allora, Fere, io ne ho comprato due di quelli speciali. 61, vai. Uno. Però posso vendere quelli brutti. E due. Mamma mia, quando hai visto il forno hacker, Steph? Ma quindi io adesso faccio un botto di cose alla volta. Perché posso mettere tre forni alla volta, incredibile, signori. Cioè, qua stiamo facendo allora, dei progressi. Allora, ho comprato altri due forni importantissimi. Allora. Ma l'hai venduto il primissimo brutto, no, tutto sporco che abbiamo? L'hai tenuto? L'ho tenuto. Ok. Ok. Magari, non lo so, forse ti fa fare biscotti più brutti, però. No, tu sei brutta. Allora, ma io ne ho comprato anche un altro, dove è finito? Perché allora non c'è? Dai! Livello 4! Mannaggia! Quindi, signori, sto per sbloccare. Allora, prendiamo la Nutella che non abbiamo mai preso. Perfetto, così. La mettiamo subito da questa parte. Ho sbloccato il cuoricino, quello rosa, che non avevo ancora sbloccato. Quindi, ho sbloccato la stellina verde. Anche io, appena sbloccata. Ho fatto tutto. Che cosa? Tutti i tipi di biscotti. Davvero? Sì, almeno una volta tutti. Bravo. Grazie. A livello 5 non me lo dice cosa si sblocca. Però si sblocca qualcosa. A livello 5. Perfetto. Allora, prendiamo questo, facciamo così, okay. Benissimo, mettiamo qua e ho sbloccato la possibilità di fare le ciambelle. Wow, bello! Perfetto. Mi sto incasinando un sacco, aspetta, devo riprendere un attimino il ritmo. Tra comprare cose sono andata da una parte all'altra. Quindi mettiamo a fare anche le ciambelle. Bene, ma hai mai comprato così un nuovo carrello? No. Neanch'io. Ok, allora mettiamo a fare biscotti, dai. Questo è pronto, top. Mettiamolo questo da questa parte. Questo ingrediente non l'ho mai visto, prendiamolo. Allora, poi prendiamo così e mettiamo a fare un'altra ciambella. Io ovviamente ormai mi specializzo nelle ciambelle, ragazzi, perché probabilmente valgono di più. Ecco la nostra prima ciambella alla vaniglia. E infatti mi piace, non è una coincidenza che è un gusto che mi piace. Tipo io odio quella al cioccolato. Vedi, con i forni migliori comunque sto sbloccando tutti i tipi di biscotti. Per adesso già livello 6. Bravo, come hai fatto? Due ciambelle. Come top. Hai fatto che hai meno forni di me? Vorrei capire come ci sei riuscito. Allora, perfetto, questo è pronto. Così. Lo prendiamo. Piazziamo questi. Facciamo la prossima ciambella. Adesso prendiamo anche quest'altra. Ragazzi, stiamo messi benissimo. Sto andando benissimo anch'io adesso. Quanto costava il carrello? Non mi ricordo, Steph. Ti dico la verità, non mi ricordo opla, proprio. Opla, opla. Facciamo edit, teleport to shop. E quello dopo costa 90. Quello dopo costa 125 e 165. A me manca solo una stellina. Come si fa la stellina, Steph? Fere, non lo so, capita a caso. Aiuto, voglio sapere come si fa la stellina. Non c'è modo, Fere, mi dispiace. Ok, allora, però ho fatto livello 5 anch'io, dai. Piazza velocemente gli ingredienti, eh. Perché? Perché stanno arrivando a comprare. Ok. Ok, okay. Ho riempito lo scaffale, top. Bravo, bravo. Ok, okay. Allora. Comunque questo forno non lo sto quasi più usando. Io tra un po' lo vendo e ne compro un altro buono. Perché bene, non mi serve a nulla. Compratemi tutto, no, Fere, sono arrivati i pagliacci. Eccoli, li vedo. Guarda sì, quanto sì, comprano sì. Comprate tutto, sarete affamati, vero? Sì, mi hanno comprato tutto, Steph. Sono ricco. Bellissimo. Allora, edit. Mettiamo questo. Bellissimo, così. Allora, esotiche, sì, vabbè, ma noi gli esotici non possiamo farle ancora come cose. Ok, ma tu cosa hai fatto? Hai comprato direttamente quello bellissimo? Bene, io non ti do consigli di economia. No, dammi consigli. No, 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 no. Allora, io compro sempre quelli compriamo bellissimi. Compriamo questo, perché va? Sono bellissimo anch'io. Ho speso tutti i soldi. Però aspetta, non ho comprato il carrello migliore, effettivamente. Tu hai detto che serve il carrello. Avrei dovuto conservare un po' di soldi anche per ma il carrello. Ma come si compra il carrello? Sopra, Steph, ci sono le sezioni. Ah, vedi il tastino, ma esatto. No, per 5 soldi. Ma dai, ma che allora, sfiga. Allora, io però questo non lo sto più usando, non lo voglio più. E mettiamo questo. Mannaggia. E quindi lo spostiamo. Ok, qui. Allora, infatti, vediamo, carrello questo. Ok, capacità da 6. Va bene. Ma posso fare le ciambelle anche io adesso? Ho finito tutto. E se sei a livello 5? Wow, guarda che bello.
Ok, facciamo in questo modo. Quindi facciamo così. Allora, ho pochissimo da vendere al momento, quindi se arrivano adesso guadagno veramente poco. Devo sbrigarmi. Ma che belle che sono le ciabelle, Steph. E far partire un sacco di cose, signori. Allora, livello 7. Perfetto. Okay, mettiamo qua gli ingredienti, facciamo la ciambella, prendiamo questa. Mamma mia, non si può assumere qualcuno. Ma che ne so, guarda, al massimo. Che bello questo forno! Quanto l'hai pagato? Io quello verde. Quello blu costa poco in realtà, eh. No, io questo ho pagato un sacco di soldi. Quello che vedi a fianco è di quarzo, vale molto di più. Ah, ok. Questo invece è lo tipo stesso. Da 600, mi l'ho pare. Pagato un botto di soldi, però non so se effettivamente cambia qualcosa. Però sto riempendo tutto lo scaffale, dai, così almeno quando arrivano i clienti riesco a fare una bella vendita. Arrivano. Ok. Aspetta, un'altra ciabella appena sfornata, correte qui. Aspetta, aspetta. Sai che secondo me non se la calcolano? Vediamo, no, guarda, ho messo tutto. Guardali. Mamma mia. Hanno comprato tutto invece. Ma 1000 soldi. Allora vado a comprarmi il nuovo carrello. Assolutamente. Sei riuscita a capire come si equipaggia alla fine? Allora aspetta. Sto impazzendo, Pere. Lo so. È troppo caotico. Ci sono troppi forni adesso. Sì sì. Allora sì, il carrello devi, dopo che lo compri fai equip. Secondo me conviene fare anche un cambio di forni. Cioè puoi togliere quelli più brutti e lasciarti solo quelli più belli, piuttosto che averne 250.000. Sì, Stai a fast, Steph. Sit, perfetto. No, Steph! Sei un maledetto, non mi hai avvisato! Quanto fai schifo nella tua vita! Quando sei zitto lo so che stai combinando qualcosa, guarda. Lo so che stai combinando qualcosa. Comunque ho preso un sacco di ingredienti anch'io. Fortuna che ce ne sono tantissimi e nella mappa siamo solo noi, quindi non ce li ruba nessuno. Ti sei salvata, ok, mannaggia. Mettiamo tutto in questo forno. 10 secondi in più e li avrei ripresi io, Ho rischiato. Allora, ok, mettiamo un altro forno verde, perché questo è bellissimo. Ma tu li stai togliendo quindi quelli brutti? No. Io mi sto rompendo le scatole. Quello è il punto. Anch'io non ce la faccio più. Sto lavorando troppo. Allora, questa è pronta. Prendiamo altri ingredienti. Ok. È difficilissimo gestire un negozio di dolci, Steph. E poi i pet. Dove sono i pet? Allora, ma le ciambelle le ho sbloccate tutte? Me ne manca una. Mannaggia. Come fai? Allora, i pet, Fere, costano 100 gemmine. Non ce la facciamo ancora. Come no? Fai vedere io come sono messa con le ciambelle. Ma me ne mancano tantissime ancora. Vai che mi metto a fare. Vai. Ok. Io preferisco far così, signori, perché altrimenti non ce la facciamo, Mettiamo tutto qui dentro. Allora, andiamo a piazzare. Mi manca poco a livello 10, quindi sto comunque andando bene. Quindi adesso facciamo edit. Piazziamo questo. Belle queste ciambelle. Molto carino. Allora, questo è pronto, vai così. Un'altra. Facciamo così. E ora è tutto vuoto, quindi dobbiamo riempire. Io non ce la faccio più. Mi sto per licenziare, signori. Allora, facciamo in questo modo. Iniziamo a prendere altri 6. Mancano 30 secondi. Resisti e tryharda, Ferre. Resisti e tryharda. Lo sto facendo, ma non ci sto a capire nulla. Sto diventando pazza. Lo so, Ferre, lo so. Mamma mia. Livello 9. Incredibile. Sono un portento. Forza, Steph. Mettiamo a cucinare. E ora, ragazzi, penso solo a mettere tutto quello che riesce a cuocere prima che parta. Ok, quindi prendiamo anche questo. Perfetto. Prendiamo anche questo. Perfetto. Mettiamo questo ingrediente qua. Eccoli qui. Arrivano a comprare. Stanno arrivando. Probabilmente non ho mai fatto così tante ciambelle in vita mia. Guarda quante quanti ne clienti. Hai. Bravissimo. Guarda quanti clienti. Diventiamo ricchissimi. Vai, spero che mi comprino tutto. Me l'ho comprato tutto. Bello. Solo? Ma solo 1200? Perché io non faccio soldi? Poi guarda, anche peggio di te. Lascia perdere. Dobbiamo cucinare i biscotti per fare il bonus adesso. Quindi non devi fare le ciambelle ora, eh? Ok, alla prossima, le avevo già messe. Ok, Fere, sai cosa ti dico? Ci fermiamo. Sì. E mi licenzi pure. Esatto, basta. Troppo faticoso. Mi mangio, signori, io le ciambelle e me ne vado. Basta. Troppo faticoso. Speriamo che questo video di Roblox vi sia piaciuto. Sotto questo è per come altri video. Iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao.